Eccoci qua per un altro video. Ovviamente parlerò della partita di ieri pomeriggio, Udinese-Juventus. Giusto per fare un paragone, la partita di ieri mi è sembrata molto simile a quella giocata contro il Parma in Coppa Italia, pur avendo i titolari, sì, certo, mancavano Marchisio e Vidal, uno per infortunio e l'altro per squalifica, però sostanzialmente c'erano Tevez, Llorente, Vrai, ecco, via dicendo. E Allegri è passato al 3-5-2 per mancanza di centrocampisti, per non rischiare di metterne 4 nello stesso momento e magari avere problemi in seguito. E passato al 3-5-2 con, come abbiamo visto all'inizio di campionato, sostanzialmente la formazione era quella. Perché ho fatto il paragone contro, come con la partita col Parma, semplicemente perché per l'atteggiamento. Non metto in dubbio la voglia di vincere, la voglia di fare, insomma, però quando c'è un piccolo calo fisico dovuto anche alla stanchezza, tante partite giocate e magari con gli stessi uomini, perché alla fine gira e rigira, le prime partite degli uomini sono quelli a causa anche degli infortuni, squalifiche come Marchisio, insomma, e anche all'ora di questa mente c'è un calo fisico, un calo di concentrazione che però non deve portare a errori grossolani. Infatti, uno dei motivi per il quale abbiamo pareggiato 0-0 contro l'Udinese è proprio questo, molti errori in fase di costruzione di gioco, passaggi anche i più semplici, molti errori sotto porta, occasioni sprecate, insomma, senza nulla togliere ai meriti dell'Udinese che ha fatto una partita molto solida, ha difeso, ha coperto benissimo, è partita in contropiede benissimo, ha rischiato anche di farsi gol in più occasioni. Se non avessi sbagliato quelle due o tre occasioni, Bruno Fernandes davanti alla porta in contropiede con una giocata, due o tre giocate molto belle di Natale, molto probabilmente stiamo parlando di una partita persa. Però Udinese è stato molto bravo, però noi abbiamo sbagliato tantissimo perché se guardiamo anche lo stesso Pirlo faceva lanci lunghi a vuoto molte volte, Bonucci ha ripreso quella brutta abitudine di fare i lanci lunghi da dietro che a me non sono mai piaciuti, li faceva anche con Conte e su 10 ne andavano bene 3-4, solo che visto il vostro poco allenamento di questo modulo che ormai è stato quasi archiviato, proprio zero, non mi piaceva come tipo di giro di gioco. Liechtenstein alla destra secondo me non rende più come una volta, Casse rende molto di più come terzino destro secondo me. E avrà lo stesso a sinistra anche se ha fatto una partita discreta. Di tutti direi che migliore sia Buffon che ha fatto un paio di parate molto decisive. Chiellini che ha difeso bene, ha fatto una bella partita. Evra niente di che. E davanti continua a deludere il solito Llorente che diventa sempre più un palo della luce. Infatti quando è entrata Morata si è... Sono un po' come delle cose, Morata è un giocatore molto più di movimento, che si muove, no? Che spazia in tutto l'attacco e può essere molto più imprevedibile di un Llorente che non si capisce per quale motivo non rende come l'anno scorso, insomma. Tevez avverte un po' la stanchezza perché sono andate partite, si è riposato in Coppa Italia, ma sostanzialmente era una partita in più quella di Coppa Italia, cioè ha giocato 2 volte in 2 fine settimane diverse, ma ha giocato sempre. Ritroverà la forma, il problema è questo, certo l'Udinese si chiudeva molto bene quindi non era facile neanche per lui. Centrocampo ha deluso tutto Pogba, lui si sente la stanchezza secondo me perché ha giocato veramente tantissimo. Pereira bene, ha fatto bene. Pirlo sì, si è un po' ripreso nel secondo tempo, è andato in crescendo rispetto agli altri che magari sono incalando, hanno avuto un profilo basso. Pirlo è iniziato male, poi un po' meglio nel secondo tempo, devo dire la verità. Quindi complessivamente quello che mi ha deluso è l'atteggiamento complessivo, nel senso che sia per un motivo di calo fisico o sia per c'è il campo di Udine che magari mette, si sa che è difficile il suo, sia per un motivo che per l'altro, la Juve non ha giocato benissimo, forse anche sorpresa da un udinese molto, molto interessante, con giocatori molto interessanti, molto bravo Stramaccioni, che ti vanno i miei complimenti. Dobbiamo riprendere quella concentrazione, quella fame, quella voglia di correre su ogni pallone e soprattutto la concentrazione nel non sbagliare niente, perché ieri ho sbagliato tantissimo e se
Poi il possesso palla alla fine era una cosa mostruosa, tipo 60% noi, 40% noi, vuol dire che la palla era praticamente quasi sempre nostra, ma se sbagli i passaggi, gli ultimi 2 o 3 passaggi decisivi, ovviamente non fai gol, anzi rischi di prendere il contropiede e di subire il gol. Quindi sì, diciamo che bisogna trovare un po' di consapevolezza, un po' di concentrazione. E i risultati arriveranno, la prossima settimana c'è il Milan, Juventus Milan, con un Milan che ha vinto, contro il Parma l'ultima partita, che sta prendendo un po' di consapevolezza delle sue potenzialità, anche perché ha fatto un mercato molto vasto, insomma, ha rifatto la squadra sostanzialmente, e quindi bisogna stare attenti e ricominciare a lavorare. E oggi è il 2 febbraio, è l'ultima giornata di calciomercato, quindi o domani o dopodomani, quando avrò un po' le idee più chiare dei vari trasferimenti, farò un video extra sul calciomercato Juve e un commento al calciomercato un po' di tutte le squadre italiane, almeno le principali, quelle più conosciute. E basta, quindi ci vediamo al prossimo video, che fra un paio di giorni. Forza Juve, e al prossimo, insomma. Ciao.